Wahey Kuj, ben ritrovati la vostra Andralink 91 in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch. Siamo con il nostro personaggio preferito e dobbiamo andare nella scuola elementare, insomma, per farci un'idea di come funzionano le scuole americane. Scuola Le Sud, South Mound Area. In realtà si chiamerebbe, però Le Sud va bene lo stesso, non importa. È buono comunque. Ah, così questa è la scuola elementare di Arachidia? È decisamente diversa da quella di Valdoro. Tutto questo esplorare mi stimola l'appetito. Andiamo alla mensa. La mensa? Sarà aperta adesso? Certo, la mensa di Arachidia è aperta anche d'estate. Il cibo che servono è pieno di nutrienti di cui i bambini non possono fare a meno. Infatti, questa mensa sembra essere il luogo di ritrovo per bambini. Ah! Non mi ricordavo che potevo comprare... qui alla mensa della scuola, è vero! Un luogo di ritrovo, eh? In effetti qualcosa la mangerei. È deciso, dato che siamo venuti fin qui, tanto vale andare a provare i manicaretti di questa famosa mensa. Controllate oggetti per far recuperare punti agli yokai, ma li allenerò talmente tanto che non servirà. Bene, andiamo alla mensa. Se prima o poi servirà, però comunque sia li allenerò all'inverosimile stavolta gli yokai. E farò un team ad hoc. Noi teachers? Ti mancano i kids? La gente, la conferenza è molto nervous, importante, ma... se sono con le unguista, perché mi parlate in mezzo americano, mezzo italiano? Prima di andare direttamente alla sala mensa, insomma, vorrei un attimo vedere. La cosa più importante, i bagni, dove i bulli, se sei del primo anno, ti faranno passare gran parte appunto del tempo con la testa infilata nella tazza. Però tu non ti preoccupare, è normale, per i freshman funziona così. Ciao? Questa è l'infermeria, l'infermeria giapponese mi sembrava meglio, non è per dire nulla, però. Dobbiamo uscire? Ah, ok. Non era necessario andare a controllare. Ah, no, invece sì, ma come? Cioè, devo uscire dalla scuola per andare alla mensa? Ma, davvero? Credevo che fosse tutto quanto in un posto unico. Oh, Mulder e Scully. Cioè, voglio dire, Blatter e Sally. Ehi, ragazzino, posso parlarti un secondo? Eh? Sono Blatter, un investigatore speciale dell'FBI. E lei è la mia partner, Sally. L'FBI? Casi top secret e inspiegabili. Gli Y-Files. Il nostro compito è investigare gli... Blatter, quale parte di Top Secret non è chiara? Ops, chiedo scusa. Bene, ragazzo, posso almeno chiedere il tuo nome? Andrea, ma... Ascolta, Andrea, devo chiederti una cosa. Sai niente dell'UFO che si è schiantato qui l'altro giorno? Un UFO? Ma cosa stai dicendo? Mi spiace, non ne so niente. Mi sono appena trasferito qui. Capisco, perdonami, non volevo metterti sotto pressione. Blatter, se hai finito di blaterare, possiamo darci una mossa. Ah, va bene. Andrea, rimarremo in città per un po' per continuare a investigare. Se vedi qualcosa, qualsiasi cosa, faccelo sapere, d'accordo? Sì! D'accordo. Grazie per la collaborazione. Abbiamo chiesto due ragazzini qua fuori, ma erano troppo impegnati a litigare per essere d'aiuto. Ora dobbiamo andare. E ora capite perché si chiama Blatter. Cercano un UFO, eh? Allora perché non investigare anche i cerchi del grano? Così pare. Non ci pensare, Andrea, lasciamo quegli stramboi alle spalle. Sì. Facciamo un giro per la mensa e poi usciamo. Va bene. Possiamo anche uscire subito, veramente, ma... Siamo partiti anche durante l'estate. Signorina, che c'ha da vendermi? Sì, però io non ho soldi, sono... sono squattrinato. Ho finito i soldi. Vabbè, però intanto gli oggetti li prendo perché non si sa mai. Potrebbero tornare utili in un secondo momento, comunque sia, eh. Hai esagerato, non posso credere che tu gliel'abbia detto. Ma cosa? Esagerato? Ora le prendi.
Che succede? Stanno litigando? Ora che ci penso, quella donna, Sally, aveva detto qualcosa al riguardo. Avevano provato a chiedere a due ragazzini impegnati a litigare, giusto? Sì, aveva detto così. Andrea, perché non vedi se riesci a fare da mediatore? Dove sono? Qui. Ehi, voi! Ehi, per cosa state litigando? Forza, dillo anche a lui, Austin, dato che dici tutto a tutti. Come osi? Ho detto solo la verità e neanche niente di serio. Come? Le vai dire le scarpe che ha Buck, quelle belle scarpe, le ha comprate usate al mercatino? Che razza di amico sei? Hai esagerato. Che razza di amico sarei io? Ci risiamo. Ah, sento puzza di yokai. Ma se non hai il naso? È un modo di dire. Presto, preparati a batterti di nuovo. Se vuoi ne frascarti la mano sulle battaglie, qui trovi tutte le informazioni. Grazie, Whisper. Ma no! Andiamo! Quando sei pronto per lustrare l'area con lo Yo-Kai Watchi? Praticamente eccolo. Ah, il serpente. Esagera serpe, si chiama? C'era anche su Puni Puni. O Wibble Wobble, comunque sia. Ecco, sì, potete vedermi, eh? Whisper, questo chi è? Questo sarà uno yokai marionetta per i bambini? Ah, eccolo, questo yokai si chiama Esagera Serpe. Quelli che incanta parlano senza freni, cioè creando tensione. E ovviamente possono esagerare. Quindi a volte, se si scelgono le parole sbagliate, si passa dalle parole ai fatti. Quindi si sono detti tutte quelle cose a causa di questo yokai? Bene, diamoci da fare. Distruggiamolo. Oh, potrei andare con linguista. Già non mi ricordo più il nome. Vediamo un po', linguista come attaccava le ultime due file? No, le prime due veramente. Ah, sta in guardia, perfetto. Pensavo scappasse dietro. Ottimo. E andate a saggiare serpe. Così facile è stato. Ottimo. Buono. Ma la smettete? Hai davvero esagerato. Non è bello far parlare le persone a quel modo. Piantala. Forse ho esagerato io. Scusatemi per questa battaglia di parole. Non accadrà più. Grazie, molto gentile e molto umano lei. Sì, gli oggetti li conosco. Ti ringrazio, Esagera Serpe. Oh, volevo solo dire a te con le labbra viola. La tua testa sembra un rotolo di carta igienica. No! Carta igienica? Intendi il picco della mia bellezza? Vorrei farti notare che assomiglia a un cono gelato, Esagera Serpe. Scusami, è la forza dell'abitudine. Non posso farne a meno. Eh? Eh? Mi dispiace, Buck. Non so cosa mi sia preso. Ho cominciato a parlare a Vanvera e ti ho fatto arrabbiare a quel modo. Anch'io mi sono fatto prendere dalla rabbia. Ho detto cose di cui mi pento. Pare che stiano facendo pace. Proprio vero. Bene. Grazie per averci dato una mano a calmarci. Ho quasi perso il mio grande amico. Non devi ringraziarmi. Non ci siamo ancora presentati, giusto? Mi chiamo Buck e questo è il mio migliore amico Austin. Hello! Io sono Andrea, mi sono appena trasferito. Ah, davvero? Benvenuto da Rakidia. Ehi Andrea, dato che sei nuovo, uno di questi giorni ti facciamo fare un giro. Grazie, mi piacerebbe molto. Che delizia, siamo appena arrivati e già stai stringendo amicizie. Ah, sembra che sia quasi giunta la sera. Ehi Andrea, quasi pronta la cena. Mi brontola lo stomaco. Chi è questo figuro misterioso? Hello? Non c'è più, scomparso. Forse era qui? No, questo è solo un ragazzino. Ok.
Questo parla anche più inglese degli altri. Quindi dobbiamo tornare a casetta nostra. Sì, è quasi notte, è quasi, sono quasi le 7, ora di della pappa. Ci aspetta un bel barbecue. Eccoci qua, una grigliata, un barbecue. Bentornato, Andrea. Hai fame? La temperatura dovrebbe essere quella giusta per la cena. Temperatura? Gnam, che odorino. È vero, un odorino di carne grigliata tipico del barbecue. Barbecue, bene. BBQ. Carne, salsicce, braciole, hamburger, carne. Niente verdure puzzolenti stasera, carne, solo carne. Ma cosa dici? Le verdure servono per una dieta bilanciata. E chi lo dice? Stasera è carne e vale. Il papà si comporta di nuovo in maniera strana. E so perché. C'è lo zampino di uno yokai per caso? Come si chiamerà questo qui? Gustosa! Barbe crude. Sono Barbe Crudel, piacere di conoscerti. Di carnoscerti hai detto. Ha detto carnoscerti. Niente carne, niente vita, è il mio motto. Riscalda le griglie e preparati alla carne. Quindi si trattava davvero di uno yokai. Ma stavolta non ci sono problemi. Niente verdure, niente problemi. Riscalda le griglie, maestro. Lasciamolo fare, rilassiamoci e godiamoci il barbecue. Già. Torniamo in Giappone. Va benissimo, Hailey, Luna, quello che sei. Perché ho così fame all'improvviso? Carne, carne, voglio della carne. Ma che ti prende? Sapion, ti ho incontrato all'improvviso. Ho ottenuto lo Yokai Watch che pensavo fosse l'UFO Kai Watch all'improvviso. E ho dovuto combattere all'improvviso, ma non importa. Non importa? Quel che importa è che all'improvviso ho voglia di carne. Ma sta bene? Ho proprio voglia di barbecue, Sapion, non puoi fare niente? Non credo di poterti aiutare. Anche se c'è un American Yokai delle grigliate, Barbecrudel. Davvero? Sarebbe perfetto adesso? Quindi dove posso trovare Barbecrudel? What? Io che ne so. You have lo Yokai Watch, cerca con quello. Sì, giusto. Quindi ora possiamo trovare lo Yokai? Oh, bene. Quale sarebbe però lo Yokai? Sta qui sotto. Per lustra sotto le auto. Dobbiamo colpirlo prima. Eccolo qua, ma questo è un albero. Dobbiamo evitare anche le sfere di energia che ci lancia, perché se ci colpiscono ci fanno perdere dei punti. Socialbero. Socialbero. Ha senso in effetti. Molto. Ok, siamo con un Sapien in linea retta. Non dovrebbero esserci problemi. Perfetto. Hashtag twittare, che passione. Raggio coniglietto. Al momento non posso muovermi. Comunque sia, se raccogliete queste sfere che trovate, vi danno, quelle verdi vi danno la salute, mentre quelle blu vi fanno caricare l'energy max. Poi ce n'era, poi ci sono anche gli strumenti, potete raccogliere. Molto, molto bella la griglia. Poverino. Qualcosa mi dice che questo non è Barbecrudel che stavamo cercando. Stando allo Yokai Pad, questo yokai si chiama Socialbero. Socialbero? Immagino che non sia un altro nome di Barbecrudel. Tu che dici? Ehi, cos'è questo rumore? Pare che qualcuno stia cercando di contattarmi tramite lo Yokai Pad. Il mittente è... Ma cosa? Socialbero? OMG! Riesco a comunicare solo tramite social media. Hashtag scusa, hashtag...
Bella faccina. Pare che questo celebro sia uno yokai che ci tiene allo status di internauta. Ci sta! Scrivimi at Sailor Sam. Parliamo lì. Sailor Sam? Perché Sam? Ah, forse una Sailor si chiama Samantha? Boh. A sto celebro piace, sto celebro ti sta seguendo. Hashtag che bello! Scrive, prendi la mia medaglia, hashtag bel nickname. No, non gli do soprannome, mi dispiace. Però voglio vederli perché mi ha fatto venire l'idea di vederlo. Socialbero. Ah, Socialbero? Non è che lo rinomino, però voglio vedere i soprannomi casuali. Messa pin, hashtag, mi piace, Jojo. Giustamente Giorgio ci vuole nella vita di tutti. Perfetto, una nuova voce nella lista degli amici. Ok, devo fare amicizia con loro. Ottimo, e ora che possiamo comunicare con gli yokai ci serve un medaglium per tenere le loro medaglie. Un altro accessorio, grazie Usapion. Wow, ma guarda come scrive veloce. Da vicino è così timido, eppure online è un chiacchierone. Faresti lo stesso anche tu se non avessi una bocca? Wow, scrive davvero tanto. Bene, Socialbero ha socializzato con noi ed è ora torna sui social. Avrebbe potuto salutare, ma fa niente. Oh. E questo cos'è? L'ha lasciato Socialbero? Accidenti. Ma che? Un altro messaggio da Socialbero. Comunque vi ho lasciato un regalo, hashtag dear friends. Grande! Tocca oggetti e dia un po' di cibo. Ok, spiega, un'altra volta è cibo? Luna, in realtà c'è qualcosa di molto importante di cui devo parlarti. Di che si tratta? È qualcosa, qualcosa di cui non posso parlare in un postaccio del genere. Quindi dobbiamo andare a casa? Oh, ma c'è uno yokai? Che yokai è questo? Ah, Scappacan! Oh, è scappato? Beh, l'ho curato comunque sia, penso che me l'abbia contato. No, mi sa di no. No, me l'ha contato. Peccato. Va bene, dunque, usciamo da questo postaccio allora. Poi per allenarli avremo comunque tempo, non vi preoccupate. Bene Kujo, anche questo video di Yokai Watch termina qui. E nel caso ve lo stesse chiedendo, questo tizio qua sopra è Akihiro Hino, ovvero colui che ha ideato Yokai Watch. Quindi mi sembrava giusto mettere lui per fare la gag divertente, che poi se vi fa ridere bene, se no è uguale, va bene uguale. Però alle 19 vi aspetto con un altro video di Yokai Watch 3 ovviamente, e domani, che è domenica, con altri due episodi di Yokai Watch alle 15.30 e alle 19, mentre alle 10 Inazuma Eleven Ghost Strikers 2013 lotta contro la Legend Inazuma Japan. Come sempre però vi ricordo di dare un'occhiata in descrizione per la pagina Twitter e Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video, bye bye!